fête d'un délire. Allora, questo gabbiano evidenzia subito un connubio tra musica e la prosa di Chekhov. Dissi a Giancarlo, a Sepe, dico, ma perché allora non mi fai cantare in questo spettacolo? E lui disse, non te l'ho chiesto per pudore, diciamo così. Dico, no, tu chiedi, io sono contento. Mi muovo nella musica e sento cose che non avvertirei senza la sua presenza. Cosa, grazie alla musica, Massimo Ranieri ha potuto avvertire nella sua vita? Io sono qui grazie alla musica. Non a caso dico sempre, cos'è il nostro primo vagito quando veniamo al mondo? È una nota. C'è un ricordo nella sua vita che considera tra i più preziosi, più significativi? Sicuramente è stato il momento in cui un giorno io andavo dall'Otorino, ero bambino, e mi accompagnava mio padre. Mi ricordo questo momento che mio padre mi ha preso per mano e ho sentito tutta la sua protezione. Ho sentito la mano importante che ti diceva: ci sono qua io, non avere paura. Non è un lavoro facile, il mio. Un mestiere veramente durissimo, difficile da sopportare. La fede l'aiuta fisicamente. La fede l'aiuta in questo. Assolutamente. La fede in Dio, la fede nelle persone che ti hanno amato e che sai che ti proteggono. Io lo so, lo sento. Sento la loro mano sulla testa. Proviamo!